Alve, se questo video qui arriva a 5.000 like, 5.000 commenti, tu copri una cazzo di cuccia seria. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in tenuta da lavoro, tenuta molto sport, molto Wallace Gamps, perché oggi andiamo a terminare quella che è la casa, la casetta, quindi dove starà dentro Bea. Quella è la base, ragazzi, quella che abbiamo costruito ieri, l'avete vista nel video precedente, andatela a vedere se non l'avete ancora visto. E oggi quello che andremo a fare è andare a costruire tutta la casetta con addirittura il balcone, quindi faremo una casetta in legno sotto, ok, dove lei starà dentro a cuccia. Faremo poi sopra la casetta un balconcino che potrà essere raggiunto tramite le scale. Quindi adesso andiamo a bucherellare tutto quanto, la faremo più o meno un metro per un metro, ma vediamo adesso. Vediamo le dimensioni, perché non ho molta legna a disposizione. Ho una vecchia libreria qua bella e lì ho ancora della legna da prendere, però andiamo a vedere poi insieme come si svolgerà la cosa. Adesso vi metto un bel time lapse, intanto vi spiego man mano che cosa sto facendo. Continuate a guardare perché il risultato finale, ragazzi, sarà stupendo. Allora ragazzi, la parte, lo scheletro intanto della casetta l'abbiamo già costruito ed è andato anche abbastanza bene. Mani, vieni a vedere che bello, ma che bel lavoro che ho fatto per te. Ma tu te l'aspettavi che lavoravo così bene? Guarda come è preciso. Non muoverlo che ancora non è fissato bene, Guarda. Questa vite non è fissata bene? Piano piano adesso ne metto altre di viti, devo metterne altre. Adesso ho fatto lo scheletro per adesso. Poi dopo pian piano leggo bene. Qua, dai. Adesso sì, mo si legano, tranquillo. Tu devi guardare il risultato finale, devi guardare questo. Io sono preciso. Comunque adesso c'è il sole, c'è tanto sole. No, ma no, non puoi lavorare. Adesso vediamo, magari Alveia che comincia a lavorare fa il suo. Perché Alveia che è lavoratore anche il 1° maggio. Sì, ma non puoi lavorare col sole, però. Fai male, eh? Vediamo, sveniamo, moriamo. Vabbè. Prendiamo il cappellino, tac, e via. Ok, let's go. Vieni con me. Esperimento! Ti hai visto solo una piccola parte, adesso ti faccio vedere che appena finisci sta partita di merda che stai facendo. Partita e non è di cacca come dici tu. Di merda. Come si è volgare. Si chiama merda. Io fine serata completo tutto praticamente. Sì, come no. Non tutto. Già ieri ti faccio messo a fare sta roba. Fra, visto cosa ho fatto fino a ieri, da ieri no, oggi. No, la base. Ho messo semplicemente assi di legno messi lì appoggiati. Stai zitto imbecille che non sei altro, adesso ti faccio vedere io. Stasera ti faccio vedere tutto pronto. Legno? Sì, gliel'ho appena detto. Gliel'hai appena detto tu. Ah, gliel'ho appena detto. Sì, ho dovuto mandare a prendere altro legno perché non ne avevamo. Però adesso andiamo avanti e continuiamo la nostra costruzione. Mi sono messo in abiti da lavoro bianco, rigorosamente bianco, perché fa un caldo alla Madonna, almeno il sole mi sbatte contro e fa meno male. Ecco, portiamo giù tutta quella che c'è, tutta quella che esiste nel pianeta, perché fa un caldo della Madonna. E si comincia a lavorare, ragazzi, quindi ancora timelapse, vi spiegherò intanto nel frattempo cosa sto facendo, come al solito, e continuate a guardare perché è divertentissimo, ragazzi, mi sto veramente divertendo a fare questa cazzo di costruzione, veramente tanto. Guardate com'è. Ok, abbiamo fatto tutto il rivestimento esterno, quella che vedete lì è la finestra, e adesso andiamo a rivestire tutto con le assi di legno che abbiamo qua, le dobbiamo tagliare tutte per un metro per un metro, e poi rivestiamo tutto quanto intorno. Quindi ancora time lapse e vi spiego man mano quello che faccio. Moni, ti piace? È stato bravo? Uh-huh. Mi sono impegnato, eh? Uh-huh. Cosa stai mangiando? Pizza. Cos'è che fai? Pizza. La pizza? E dove l'hai presa la pizza? Quella di 7 giorni fa? No. Oddio mio, continuiamo va. Ok ragazzi, il rivestimento l'abbiamo quasi terminato, manca solo la porta d'entrata. Però vedete, lateralmente è tutto finito. Adesso qua mancheranno gli angolari che li dobbiamo andare ancora a comprare. Però bella la merda di Bea, perfetto, l'ho appena pestata, bellissimo, grande, let's go, che è così, porca troia che si fa. Vedete ragazzi? Poi questa verrà tutta quanta pitturata, sopra mettiamo il bel tetto, l'isolante l'abbiamo messo così dappertutto, e poi
rivestiamo tutto, coloriamo, mettiamo l'erba, mettiamo tutto quanto, mi sto già rompendo i coglioni, ragazzi, mai più una roba del genere, non mi chiedete video così, ma neanche per sogno, neanche per 10.000 euro al mese. Grazie mille, vi voglio bene, grazie per avermi seguito, andatevene a fanculo tutti, ciao. Terzo giorno, ragazzi, ed è giunto il momento di metterci all'opera. Dobbiamo fare il tetto, grazie a Dio, lo riesco a fare con del materiale che ho recuperato tramite Mone, perché sapete che Mone ha costruito il bunker e grazie a Dio c'aveva dei pezzi di legno che non ha utilizzato e quindi posso tranquillamente... Cosa ci fai là, fracello? A registrare stai? Smontare il motore, eh? A tocci? Ragazzi, Uso sta facendo un mega lavoro con un motorino, mi raccomando, andate a guardare il suo video che è bellissimo, raga. È incredibile come ogni giorno lo vieni fuori ed ha sempre le mani nel motore. Tra l'altro hai sentito come parlo io? Ciao. Stavi facendo uno scherzo, vero? No. Allora, cosa ti serve? Devo rubare la roba di Money. Che cosa ti serve? Questa asse di legno qua, bellissimo. Ti serve anche il bunker? Lo smontiamo? Smontiamo il bunker? Se ti serve. Ma che bello, ragazzi, guardate come sta crescendo tutta l'erba, eh. Guarda che erbetta, guarda. Guarda. Bisogna farci un po' di cacca per il concime. Porca troia, che schifo, mi sono sporcato tutti i piedi. Blah. Vabbè, comunque rubo questa ultima asse di legno che è veramente disastrata, però vabbè. Servono anche queste volendo, eh? Questi mi servirebbero tanto, sì. Questi mi servirebbero tanto. Tetto. Ciao fratello Uso. Andiamo a lavorare. Tu troppo palestra, tu troppo bello fratello. Troppo bello, dolo corpo, troppo bello. Tutto gelato. Ragazzi, giusto per essere chiari, tutte le fighe che ci sono presenti in questo webs, abbiamo un maschio single molto palestrato. No, grazie. Bello come pochi in Europa, scrivetegli su Instagram, stressatelo come pochi in Europa, mi raccomando, andate nel canale di Instagram di Uso e stressatelo. Andate che risponde, non vi preoccupate, soprattutto se siete fighe. Ciao. Ok ragazzi, abbiamo terminato di rivestire tutta quanta la casettina. Nel frattempo mi sono aperto una mano, ragazzi, non chiedetevi come, mi sono fatto malissimo, non so perché. Ora mi deve essere graffiato con il legno. Adesso la cosa che dobbiamo andare a fare è le ultime rifiniture qua, vedete, devo tagliare con il seghettino elettrico questa roba qua. Poi andiamo a fare l'ultima rifinitura anche di questa colonnina qua che non è ancora incollata. E la porta d'entrata la vedete lì, poi facciamo una cornicetta. Però prima devo pitturare tutto perché... dopo è impossibile fare la cornice, quindi adesso pitturo tutto quanto. La porta d'entrata non è pittura? No, va bene, per via. E tu come fai ad entrarci? Ma io adesso... Cazzo di merda. Sicuro? Sono sicuro. Anche quando crescerà? Adesso sì, va bene. Adesso qua ho lasciato aperto perché qua devo mettere ancora l'ultima cosa che è l'anti... come si chiama quello lì che non assorbe l'acqua? Impermeabile. Sì, è quello che la impermealizza. Non so neanche se è giusto dire impermealizza. Tra l'altro ho finito le viti. Impermeabilizza. E cosa ne pensi, Usa? Veramente bene. Te l'aspettavi da me un lavoretto fatto così? Assolutamente no. Per questo ti sto dicendo che sta venendo molto, molto bene. Però com'è non è centrato dalla base? In che senso? No, è fatta apposta perché io in teoria qua adesso devo farci la scalinata. Perché ti ricordi che ti avevo detto che beva su con il balconcino? Ah, quindi sarai tutta qui proprio? Sì, una scalinatina, sì. Ah, ok. C'è una scalinata laterale, mi sono tenuto un po' di pedana così almeno faccio... Sai qual è la prova finale? Quale? Noi ci dovremmo salire. Sopra? Con il nostro peso. Se regge, significa che hai fatto un ottimo lavoro. Se non regge... Secondo me regge. Cioè, finale, brava mamma, in ospedale. Se non salti, secondo me regge. Ok. Però possiamo provarla questa cosa qua. Nel caso diventerà una cuccia per nessuno. Gli ospiti. Ma che carina la porticina d'entrata, eh? Sì. Fatta su misura, adesso devo farci la cornice. Adesso prima devo vedere. Ma un po' in mezzo che la trama di sotto, eh? La devo tagliare? Sì, sì, sì. Però la va tagliata adesso. Però devo farlo manualmente, perché se uso quello là elettrico sono indovinato. Sì. Mi taglio una gamba. Dai, pian piano, bravo, bravo. Bene, andiamo avanti, verniciamo adesso, poi vado avanti il tetto e poi voilà, va tutto il resto, capito? Ci vediamo dopo. Oggi vi faccio vedere, siccome vi ho fatto vedere che sono bravo a costruire eccetera eccetera, oggi vi faccio vedere come sono bravo anche a dirigere i lavori, perché oggi lavoreranno loro due. Lo sapevate che dovevate lavorare oggi? No, e invece oggi dovete lavorare, sono cazzi vostri. Allora, innanzitutto entrate dentro. Prima cosa di tutto, vai, spingi, entra dentro. Loro due ragazzi, tra l'altro, l'altra volta si sono venuti anche a portare il gelato e noi abbiamo apprezzato molto. Allora, siccome adesso gli vogliamo far vedere come si vive da youtuber, visto che pensano che noi facciamo una bella vita. No, il cazzo, com'è che, come si vive da youtuber?
Mi confermate che siete tutti due maggiorenni? Certo, se siete due maggiorenni, io lo so che sono maggiorenni, anche perché se eravate minorenni sono cazzi vostri, lavorate lo stesso e state pure in silenzio, mi raccomando. Allora ragazzi, vi dico cosa c'è da fare, è semplicissimo. La prima cosa che c'è da fare oggi è mettere il prato qua sotto, quindi rifinire bene, prendere bene le misure, tagliare bene e sistemare il prato sotto. Fare il prato anche sopra, vedete che qua c'è una piccola fessura, questa la dovete lasciare con sopra il prato perché poi ci dovrò fare una cosa sopra quel pezzo di prato lì. Ok, quindi dovete solo mettere il prato sopra e il prato sotto e poi dopo ci divertiamo a pitturare tutta quanta la cosa. Siete pronti ragazzi? Ma cosa serve il prato sotto se c'è il prato lì? Ma fatti un paio di cazzi tuoi, non ho capito. È per abbellire la cuccia, perché se questo un giorno se qualcuno se la porta in montagna, non c'è l'erba, c'è la sabbia, in spiaggia e c'è almeno c'è un po' d'erba che la ricorda. Ma guardate com'è polemico. Cioè, ma fai le domande, oddio, ce l'hai appeso la spalla. Dove? Non è vero, non è vero, ce l'hai mandata via, ormai è scappata. Allora ragazzi, i power ai vuoti. Facciamo così, che loro lavorano e noi svigniamo. Li lasciamo che si filmano da soli. E noi andiamo a comprare gli occhiali. Noi andiamo a comprare gli occhiali, torniamo, se loro sono capaci di fare questa cosa qua, diventeranno i nostri operai scelti anche per i bunker, anche per tutte le cose che facciamo. Allora dimmi come ti chiami innanzitutto. Federico. Lui è Federico, tu come Mattia. Ti chiami? Mattia, di dove siete? Io di Zola. Allora, vi spiego come funziona. Se io faccio una domanda a tutti e due, non dovete rispondere insieme, se no si capisce un cazzo. Poi te. Prima lui, allora. Zola. Come ti chiami? Federico. Dove abiti? A Zola. Cos'è Zola? Dov'è Zola? Zola Predosa. Zola Predosa, che è una Predosa. Prepotente. Tu come ti chiami? Mattia. Mattia, dove abiti? Crespellano. Crespellano, proprio Crespellano? Crespellano. Infatti si vede che la faccia è molto triste. Pezzo di merda che non sei altro! Lurido verme, maledetto bastardo! Sei sempre il solito, sei una merda! Quello è quel merda di Russo, l'avete visto? Buongiorno principessa! Maledetto! Maledetto! Allora noi facciamo così, io e Moira andiamo al Granreno e voi continuate a fare questo. Allora vi dico una cosa ragazzi. Dove? Venite a vedere gli attrezzi dove sono, venite. Dai ragazzi, su! Siete già stanchi? Ciao, ancora non abbiamo iniziato! Dai ragazzi! Forza su! Dai un po'! Ok, bravi ragazzi, dai, andiamo! Oh. Allora, qua avete tutto quello che vi serve. Tutto quello che vi serve. Sparisce una cosa, sparite anche voi. Va bene. Chiaro? Sì. Quindi ogni cosa che usate poi dovete rimetterla a posto. Qua. Sto scendendo qua. Bella cioè, roccia. Perché ho pensato, perché costruire una cuccia quando c'è qualcuno che la può costruire per te, scusa. Ok. È geniale. Okay. È geniale. Ma ci avete la punta di Antalajon. Antalajon. Vedete, non la metto già. Ma siete sicuri di voler fare questa cosa, sì, ragazzi? Sì. Ne siete certi? Ma la vera domanda, tu oggi vedi Draghi? No, oggi no. Oggi sono gli occhi abbastanza... Oggi sono azzurri. Oggi sono azzurri. L'altra volta l'ho messo bene. Dei Pokémon. Avete telefoni? Sì. Avete l'iPhone? Sì, sì. Che iPhone? X. Tu X? Tu sono vecchio. Si è rotto l'altro. Vabbè, registrate il più possibile quello che potete. Registrate quello che potete commentando. Mi raccomando, in orizzontale, okay? Dovete averti, sì, non in orizzontale. Io gli faccio una sfida. Se loro riescono a farlo bene questo video, riescono a registrare bene, io uno di voi lo faccio diventare uno youtuber. E fa. Okay. Aspetta, non ho finito. E vi regalo 50 euro. Questo è buono. Questo se questo la sì, finite, è, bello. Se è più interessante i 50 euro della YouTube. Io vi regalo 50 euro se voi fate questa cosa qua. Perché un bravo imprenditore fa anche questo: assume dei dipendenti e li paga, mica li fa lavorare gratis perché sarà profitto. Fate 25-25. Quindi okay, sì. Andate fuori, iniziate a lavorare. E avete il fumo gratis per stasera, dai. Allora, come vi ho detto, a proposito, c'è un'altra cosa che non vi ho detto. Che è molto importante. Venite qua. Che è molto importante. Le vedete quelle travi che ci sono lì per terra? Ok, quelle sono 10 travi da un metro. A noi ne servono qua 6-8. Ok, perché dovete fare con quelle travi gli angolari. Cosa significa l'angolare? Che tu devi prendere quella trave là, dividerla in due, metterla una a fianco all'altra e fare là l'angolo. Ho capito? Ok, sì. E poi c'è da tagliare anche, la vedi quella sporgenza lì? Sì. C'è da tagliare pure quella, ragazzi. Ragazzi, però il taglio lo fai tu. Eh? I tagli li fai tu. No, no, si tagliano loro. No, non voglio perdere la mano io, sono un youtuber, ti voglio ancora tenere la telecamera. Siete in regola, è appuntamento importante questo, mi raccomando. Ragazzi, rispettiamo le tempistiche, come stanno facendo loro, siete professionisti? Fategli il culo a sti muratori qua, vai, andate, fategli vedere cosa sapete fare. Mi raccomando, registrate che in tante mani ce ne andiamo a fare un giretto. Va bene.
E Uso mi sa che viene con noi. Guarda che Uso te la sta smintando, ragazzi. Guardate, no, la dovete costruire da zero. Se tu adesso ti siedi qua, finisci dentro. Perché nessuno si deve sedere lì in teoria. Non dovrebbe essere. Ok, Uso deve romperla, vai. Proviamo. Bollente? È andato giù? Sì. È andato giù tanto ora. Non posso. Meglio non salire la parola, anche io vado giù dalla vera. Secondo me no. No? Io ti sfido. Anche secondo me no. Perché è bella solida, perché ho messo una trave in mezzo che me la volevo, potevo mettere nel culo tranquillamente, che era meglio. Dici? Non so se è rigida. Proviamo, questo è il test di Usta sopra. Attenzione. Dai, dai. Dai, no, regge davvero. Dai, dai, dai. A posto, bravo. Bravo Alve. Quindi ragazzi, adesso vi dico la prima cosa, ok? Lì ci sono delle bombolette, le vedete? Sì. Che Bea le sta mangiando perché è una grande stronza bastarda. Sì, è proprio stronza lei. No, però sono chiuse. Oh, okay. Oh, si stanno già accordando. Allora, lavori, qua ci sono le bombolette. Tutta deve essere fatta di rosso, ok? E gli angoli che mettete devono essere fatti di nero. Il nero è qua, chiaramente il nero è quello che la... Okay. Non è difficile, è vero? Elementare proprio, quello rosso è rosso, quello nero è nero. Ok? Bene ragazzi, in bocca al lupo, è stato un piacere grandissimo, mi raccomando, mano qui. La ok, sinistra, la sinistra. Buona, la sinistra si dà solo in Belgio. Vai. Bocca al lupo, ci vediamo dopo ragazzi. Allora ragazzi, Usta è il solito canaglia. Adesso, fai, ecco che dobbiamo registrare, vediamo i falli, spiamo da qua sopra. Questa... Se prendiamo dell'acqua. Se prendiamo dell'acqua. Dai, non ce l'hai il coraggio. Non ce l'hai il coraggio. Andiamo dalla stanza di Tech. Smetti di niente, va. Sì, quello che ti ho lanciato io sono riuscito qua, c'è la pasta. Beh, allora, ma me l'ha lavato, guarda qua. Cioè, guarda che l'ho combinato. Oh, dai, va. E questo è tuo. E vai. Andiamo giù. E questo è mio, sempre gelato. Sempre gelati. Ma mangi un cazzo di gelato tu, eh? Eh no. Quanto l'hai finita quella, in mezz'ora? Tre poi più o meno. Che schifo che fai. Dimentico io! Questo è per quello di prima! È per quello che mi hai fatto prima, fra! Per scusa, fra, scusa! Ci vediamo anche la Reno! Sono le forbici, ti ha detto Monica che di là c'è la cassetta degli attrezzi! Sei stato attento o non sei stato attento? Allora però, ce la diamo la svegliata o no? È l'ultimo della classe, il banco proprio in fondo, abbandonato come insegnante di sostegno. Come facciamo a tagliare? Come fai a tagliare questo cazzo? Come la taglio la roba? Con le forbici. Dai ragazzi, dai, forza su, andiamo un po', dai, dai a lavorare. Oh ragazzi, quando torno dal Gran Reno voglio vedere una cuccia che non ho mai visto nella mia vita, Perché io ho fatto tutto quello lì da solo, mi sono fatto un culo alla Madonna. Voi siete in due, Allora, io ho sentito che hai detto una frase, cosa che gli hai detto? Fra, ma veramente devi messi a lavorare? Allora, innanzitutto io ho aveva scusato. Detto la faccio io la cuccia. Fra, allora, la cuccia l'ho fatta tutta io, ok? Adesso i ragazzi erano qua fuori che loro proprio hanno detto Alve, possiamo farla con te? Alve, ti prego! Alve, così. Vero? Non penso proprio che io mi dissocio. Sì, no, non è andata così. Ah, ti dissoci? Non è andata così. Allora passiamo a 40 euro. Passiamo a 40 euro, non più 50. Io ho spiegato questo. No, tu sei un coglione. Io ho fatto il costruttore prima e poi adesso faccio anche l'imprenditore, perché io devo insegnare ai giovani. Come ti dice una ragazza? Sei un truffatore. E mafioso mi aveva pure chiamato. Pure mafioso mi aveva chiamato, non so per quale motivo, ma pure mafioso. Mi raccomando ragazzi, non sudate troppo, Dai, così capite quanto è bella la scuola. Dai, lavorate ragazzi, mi raccomando.
Allora, i ragazzi hanno finito il nuovo giorno, tra l'altro, perché hanno dovuto fare il secondo round, perché il primo round lui se n'è andato, lui ieri è proprio scappato. Moni ha dato una mano grandissima, lui è scappato, lui invece è rimasto un po' di più, però comunque non ce l'ha fatta finire da solo. Adesso vieni fuori, andiamo a vederla. Oh Moni, dopo vieni a vedere anche tu. Allora, vediamo com'è. Signore e signori, vediamola. Allora, sono delle cose da premettere qua. Allora, io dico che non è colpa vostra. Non è colpa vostra perché il costruttore è una merda. Che merda è? Dai, non è venuta malissimo. Lo sai che tutto questo legno poi lo userò per il bunker, vero? Puoi usarlo quando vuoi. Questo legno qua lo utilizzerò. Perché secondo te non è bella? No. Cosa ne pensi? Mi fa schifo. E poi c'è un disastro. Da quando hai cominciato a lavorare qua è diventato un disastro qua davanti. Quindi io ti dico una cosa, ti do 24 ore di preavviso. Devo dire la mia? Sì. È normale, fra. Perché sono stato bravo? A parte che non l'hai fatta tu, ma tu hai fatto giusta la base. Hai sfruttato dei fan perché tu non avevi più voglia di farla. Uno. Ragazzi, è vero che non è così, siete stati voglia a dirmi Albi, vogliamo farla, esatto. Vogliamo farla. Sì, immagino. Due, posso dire quello che penso? Sì. Allora, se dobbiamo andare a valutare, è una vera merda. È una vera schifezza. Bea qua dentro non c'entrerà mai. Aspetta che la vado a prendere, aspetta. No, non la rompere. È la cuccia di Bea, poverina. Bea! È qua. Tira via tutto quanto e vedi come entra. Posta lì. Ciao Bea, guarda che bella. Già da qua non vuole entrare. Aspetta che la spingo un po'. Dai Bea, un attimo, giusto un attimo. Già uscita. È la tua cuccia, Bea. Bella. Questa è una vera schifezza. Sapevo che avresti fatto schifo, avevo ragione, ma noi avevamo fatto una scommessa. Però, il problema è che io la scommessa non me la ricordo. Sì, ma guarda che io l'ho costruita, però non ti ho detto che ero bravo a farla. Tu avevamo fatto una scommessa che se veniva male mi dovevi dar qualcosa. Comunque ragazzi, nel video voi sapete qual è, commentate quale scommessa avevamo fatto, perché è passato un mese da quando ho cominciato a farla. Ma che cazzo dici che è passata una settimana? Ma stai scherzando? No, è passata. Oh, la smetti! No, però ma guarda che non ce la fai a romperla, Sì. No. Vai. Ecco. Vuoi vedere l'altro pezzo? Non c'avevamo. Bella sta cuccia! Bellissima sta. Posso dire? Hai fatto benissimo. È una gran staffa, Mauro. Questa vuol dire ai costruttori che costruiscono. Questa è un'offesa. Veramente un'offesa. È un'offesa questa. Questa è un'offesa. Tutto sto legno, ragazzi, sarà riciclato per il bunker, che è l'unica cosa che è venuta bene. Mamma mia, io non so cosa dire. Io sapevo che facevi schifo. Adesso mi vado a distruggere il computer. Ma posso dire una cosa? Adesso mi vado a distruggere il computer. Ma cosa vuoi dire? Dai, fai il bravo che andrà tra poco. Le posso far vedere una roba? Posso far vedere, ragazzi. Guarda, notate, allora l'esterno è così. Guardate l'interno. Bea dovrebbe stare qua dentro? Bea dovrebbe stare qua dentro? No. Quindi ho aperto tutto, niente. Ragazzi, io direi che allora è l'impegno va pagato, quindi per me gli daremo un bel 10 per l'impegno, perché l'ho visto tutte le mattine alzarsi, farlo ogni mattina. Ha fatto due mattine. Stai zitto. Tutte le mattine si è alzato, mi ha disturbato, ha usato la motosega, ha usato i miei attrezzi e li ha sempre messi a posto. Poi io gli farò un piccolo check out. Tutto quello che non manca, io ti dico una cosa, tutto quello che manca io ti faccio una bella fattura e te la mando. Poi vedi tu come fare. Ma l'impegno io gli do 10. Quindi io direi che Alve, se questo video qui arriva a 5.000 like, 5.000 commenti, tu copri una cazzo di cuccia seria. Va perché bene. I soldi che hai speso per sta roba qua, ti compravi due cazzo di cucce fatte con i controcoglioni. Direi di finirla qua, ragazzi. Quindi 5.000 like. Puoi fare una promessa? Sì. Non costruirai mai? Promesso. Perché veramente, hai fatto uno schifo. No, non è una promessa, è un giuramento proprio. Lo schifo per due settimane, la casa inagibile. Per cosa? Per questa 300 e passa euro. Che su Amazon con 250 prendevi una reggia.